Allora, Fabio Cannatà, Sprint Sport, siamo qui con Michele Chiauzzi, mister del Torino Club. Buonasera. Di Gallarate. Allora, mister, intanto una parola sul rientro in campo dopo tanto tempo, immagino che fosse un qualcosa di atteso anche dai ragazzi, no? Assolutamente, la prima cosa era poter riprendere un'attività normale, quindi ormai da 2 settimane che ci alleniamo, però di normale c'era ben poco, diciamo, perché una rosa di 22 ragazzi, ne avevo disponibili più o meno 10, 11, 9 ogni allenamento, perché vabbè, a prescindere un paio di infortunati diciamo di lungo corso, gli altri o erano in quarantena o erano positivi al Covid, e insomma questo o sono in attesa o erano in attesa di fare la visita return to play per poter riprendere l'attività agonistica, quindi insomma eravamo un po' in condizioni così, ma penso così. Condizione generica un po' tutte le società. I ragazzi hanno bisogno soprattutto di riprendere la normalità. Per loro la normalità è stare col gruppo, riprendere a fare ciò che gli piace, e quindi ben venga, insomma. Ottimo, ottimo. Venendo, mister, alla partita di oggi, allora un 4-0 senza particolare storia da un punto di vista tecnico, atletico, la vostra squadra si è dimostrata superiore, siete considerato che avete delle partite anche da recuperare in lizza per il primato, qualcosa che ti è piaciuto particolarmente oggi e qualcosa che invece non ti ha soddisfatto della prestazione? A me è piaciuto l'atteggiamento, a prescindere da tutto noi dobbiamo imparare a giocare a pallone, non siamo solo qua per vincere, perché la vittoria è inutile nascondercela, è ambita da tutti. Noi dobbiamo imparare a giocare a pallone perché i ragazzi nell'anno successivo, nei prossimi anni, devono avere delle basi per giocare a pallone, non solo per andare lì a tirare a calcio un pallone, è ben diversa la situazione. Noi è un paio d'anni che abbiamo questo gruppo e l'obiettivo è far crescere dei ragazzi il più possibile a livello tecnico e a livello di personalità. E poi la partita di oggi è stata ben giocata, quindi a me la cosa che piace di più di tutto è l'atteggiamento. L'atteggiamento è sempre più positivo di giocare la palla. Poi è ovvio che ci sono campi dove ti permette di giocare più il pallone, campi meno dove per dire la palla rimbalza male, ci sono squadre che ti fanno giocare un po' più sporco perché sono molto aggressivi, buttano la palla su, però questo fa parte del calcio, insomma. Noi non ci nascondiamo che la nostra ambizione è di rimanere lì nei primi posti fino alla fine, e dopodiché puntiamo a vincere il campionato, ma abbiamo delle agguerrite, certo, concorrenti, però insomma, ragazzi, sono contento perché in questo momento sono un bel gruppo e sanno bene quando vanno in campo che cosa devono fare, e c'è il massimo rispetto di tutti i ruoli. Ecco, ho visto una squadra ben strutturata in tutti i reparti, delle individualità molto importanti anche per la categoria, forse qualche gol sbagliato di troppo oggi, sì, no? Si poteva farne qualcuno in più. Un po' la pecca ogni tanto, che si esagera un po' di individualismi, qualche posizione diciamo lì del fuorigioco, che quindi bisogna fare un po' più attenzione, sono cose che si provano abitualmente durante l'allenamento, però vabbè, poi anche per gli arbitri è difficile vedere delle situazioni proprio, certo, al limite, quindi vabbè, a me interessa che ci arriviamo lì, e ovviamente ci sono anche partite dove hai poche occasioni, quindi devi concretizzare, però vabbè, l'importante è arrivarci, ma arrivarci in una maniera giusta, col gioco, con le sovrapposizioni, con i cambi di gioco, con verticalizzazioni, non a caso con la palla buttata su, perché insomma poi ti va bene una volta, poi per, certo, il resto insomma lascia il tempo che trova. Va bene, mister, grazie mille e complimenti per la vittoria.